No, vabbè, cavolo. No, mettiamoci il cappellino, è più bello. Rosso, rosso, cappellino. Ah, mi sono messo l'armatura, tipo Gigrobo d'acciaio, mi sono fatto lanciare i componenti. Buongiorno, oggi si sclera. È come se mi sentissi intorpidito, ibernato. Porca miseria, porca, ma che cosa scazzo sta succedendo nel web? Quello che stai vedendo in questo video è il disappunto di un veterano del web che ad oggi non può far altro che notare quanta voglia ci sia di pubblicare i propri contenuti all'interno di piattaforme social, dove generalmente c'è pochissimo controllo da parte di chi pubblica e soprattutto dove da un momento all'altro qualcuno potrebbe chiuderti l'intero account anche senza motivo. Ma che dobbiamo fare? Ci pigliamo le valigie e ce ne andiamo? Mi sono guardato un pochettino intorno, ho visto cosa sta succedendo e cosa stiamo facendo come community, come persone che stiamo lì a dire che lavoriamo sul web e basta! Ma dove? 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 Dov'è che lavoriamo? A pompare, a spingere dei tool così tanto per prendere due spiccioli da quei tool perché lavoriamo in affiliazione oppure lavoriamo con AdSense che adesso ci lavorano le testate giornalistiche e si sono preso non tutto il traffico, ma l'intero praticamente modello di business si sono presi, l'intero modello di business, con che cosa? Con l'affiliazione Amazon, cazzo, ci ho fatto un libro, ci ho fatto un corso, ho istruito non so quante miliardi di persone in Italia, ci sono 1 miliardo di persone, ce ne saranno di più, non lo so quanti siamo, ma ho istruito un sacco di persone a fare siti e adesso c'è la bolgia, tutti a fare la stessa cosa, il miglior prodotto per fare quello, il miglior prodotto per fare quell'altro, ma che cazzo, ma che cazzo, c'è una noia mortale è diventato il web, una noia mortale. Non solo, ma stiamo tutti sui social. Tutti sui social a fare che cosa? Cioè, stai su Facebook a fare che cosa? Stai su Pinterest? Stai su Instagram? Marco, tu stai su YouTube, l'ho capito, ma io sto comunicando, non è che sto facendo altro. Ok? Dico, cioè, tu metti le cose là sperando che il social ti porta visibilità. Ma che cazzo, dopo 2 giorni che tu hai la visibilità, che non ho capito mai come riuscirei mai a ottenerla, questa grande visibilità da social media manager, che ti metti là a fare il Facebook di turno con la tua pagina, eccetera, eccetera, e poi anche se c'hai 2 visite al giorno, Facebook sai che fa? Trick, ti chiude tutte le cose e ti dice fai le ads, con le ads arrivi ovunque, con le ads targetizzi il pubblico, ti dico che puoi fare le pubblicità. Che fai? Vuoi raggiungere le persone che leggono libri e storie fantastiche? Ti do il pubblico, già pronto, tieni, fai le ads là dentro, pagami. Cioè, siamo diventati rincoglioniti completamente, con i nostri siti non sappiamo fare più niente se non ci sono i social di mezzo. Tu immagini un mondo dove prendiamo i social e li spegniamo. Che cazzo succede? Cioè, non c'è più niente, impossibile. Così dobbiamo continuare a fare. Cazzo, ragazzi, dovete ripartire dal blog. Il blog. Le persone pensano che il blog sia il diario dove vai a scrivere i pensierini del giorno. Cazzo, non è questo il blog. Ed è una vita che faccio siti. Adesso mi sono pure rotto un po' i coglioni. C'è da andare qua, tutti di là. C'è da andare là, tutti di là. C'è da andare, che cazzo? Clubhouse, tutti Clubhouse. Ma, oh, c'è da impazzire. Basta. Basta. Se vuoi fare una cosa, mettila nelle tue pagine. Crea le tue cazzo di pagine. Là non ti chiude i rubinetti nessuno. Chi te li può chiudere? Google? Ma c'è anche il modo per evitare questa cosa. Io non dico di non sfruttare queste cose. C'è la visibilità organica, di sfruttare le ads sui social, eccetera. Io non dico di non farle, ma dico di farle a ragion veduta. Cioè con un piano strategico. Non le minchiate. Non mettere cazzate su Facebook e sugli altri social dicendo che siamo diventati social media brand and brand ambassador del cazzo del piffero. Non esiste più questa cosa. Ragazzi, ma il web dove cazzo sta andando? Dove cazzo sta andando? Bisogna ripartire dal blog. È l'unica. Se tu ti vuoi salvare in questo mondo di munnizza, di immondizia che c'è praticamente sul web, devi ripartire dal blog. O riparti dal blog, oppure sei destinato a essere segato, ad essere tagliato, perché hai sempre questa mano che ti afferra così e ti dice adesso sei mio. Faccio quello che voglio con te, sei mio. Capito? Capito come funziona? Quando loro prendono e fanno così, non esisti più, non ci sei più, è un click, è un cazzo di bottone. Ci sarà qualcuno che lavora là, che ha una cazzo di tastiera e che fa così, tic, fine del film. Non hai più traffico, non sei più da nessuna parte. Ti devi svincolare da questa cosa. Ti puoi svincolare come? Devi partire dal tuo cazzo di blog. Dal tuo cazzo di blog. Oggi è andata così. Io immagino che tutta la mia comunicazione inizierà ad essere un pochettino così, perché basta. Basta.
basta. Cioè, guardavo il mio sito e dicevo: ma che cazzo stai comunicando nel tuo sito, Marco? Ma che stai facendo? Ma che cazzo ci stai a fare su Facebook a guardare le cose dei gruppi, dove ci sono milioni di persone che non si capisce perché sono là a dire che sono più bravi, che ce l'hanno più lungo, che sono i migliori, che sono i più grandi, che hanno trovato il Santo Graal, eccetera. Cazzo fai? Scusami, se c'è il Santo Graal stai là su gruppi Facebook a dire la tua. Ma va, ma smettila. Vuoi fare la condivisione? Hai lo spirito di condivisione? Vuoi aiutare gli altri? Ma finiscila, finiscila. Pompi solamente il tuo ego per scrivere un cazzo di post dove ci sono altre persone che mettono ogni tanto mi piace e qualcuno che ti va contro. È uno schifo. È uno schifo questo. Riparti dal tuo blog, riprenditi in mano il web. Si fa così. Se vuoi seguimi, perché i prossimi video ti darò un sacco di informazioni. E basta, cazzo, basta.